ha aiutato a crescere generazioni di bambini, insegnando loro a tirare calci al pallone, ma ancora prima a diventare adulti, applicando nella vita quelle stesse regole di lealtà, rispetto e uguaglianza per tutti che lui insegnava sui campi da calcio. Ora il comune di Alta Valtidona è intitolato a Gianni Fusonerini, spentosi nel 2015, amatissimo volto noto nel mondo calcistico valtidonese e non solo, gli impianti sportivi di Trevozzo, quelli dove lui per tanti anni ha radunato decine di giovanissimi e che ha utilizzato come palestra di vita per insegnare ai ragazzi i principi dello sport, senza mai lasciare indietro nessuno. L'intitolazione degli impianti sportivi è coincisa anche con l'inaugurazione di un nuovo campo sportivo polivalente di Trevozzo, una struttura moderna, coperta, con pareti scopribili ai lati, illuminata, adatta al calcetto e al tennis, consentirà tra le altre cose ai più piccoli di allenarsi in inverno in un luogo più riparato rispetto ai campi all'aperto. La presenza di così tante persone alla cerimonia di intitolazione degli impianti sportivi e di inaugurazione del nuovo campo è stata un segno dell'impronta che Fusonerini ha lasciato nella comunità locale. Descrivere, ha detto il sindaco Franco Albertini, quanto fatto da Fusonerini per eserciti di giocatori più o meno giovani, spesso solo con palloni usurati, maglie rabberciate alla meglio, trasferte come avventure, può sembrare un compito improbo. In realtà la sua biografia sportiva segue uno stupendo percorso lineare, che si svolge sotto la dettatura di una moltitudine di bambini, ragazzi e giocatori adulti. Tra le società in cui Gianni Fusonerini ha prestato la propria opera ci sono la Borgonovese, Castellana, Nibbiano, Pecorara, Pianellese, Real Valtidone, Trebozzese, ma anche Inter, Piacenza e soprattutto il suo amatissimo Milan.